Allora, dovete capire tutti, quando vi sedete davanti al computer e cliccate col mouse e mettete mi piace, non mi piace su una foto, sappiate che la foto c'è qualcuno che l'ha fatta e che non sta lì in casa a cliccare, ma li va a cercare i camion. Non aspetta che i camion cerchino lui. Uno di questi si chiama Marvin, anzi si chiama Claudio Raffaelli, detto Marvin, ormai arcifamoso. Esatto, e quindi, Marvin è il mio nome di battaglia, è stato dato in onore all'attaccamento che avevo con mio papà, perché era un appassionato di Marvin, ecco. Mio papà è stato l'idolo della mia vita, dunque Marvin il suo onore. Esatto. E allora, così sapete, perché quando voi cliccate e mettete il mi piace o il pollice su o un emoticon, vedete la foto, dice ah, che cam non mi piace, non è perfetto, non ha gli specchietti a posto. Esatto. Però nella foto non subite i 35 gradi all'ombra di chi l'ha fatta. Non fate 500 chilometri per andare esatto, a una foto. Esatto, fare queste foto vuol dire fare tanti chilometri. Esatto, e quindi dovete solo ringraziare chi le fa le foto, perché dietro una foto c'è sempre chi l'ha fatta. Esatto. La prima nasce di lì, il peccato originale è quello lì. Esatto. E in più dicevo che per fare certe foto, come i camion, si rinuncia a tante cose, insomma, un viaggio alle Maldive per inseguire questi vecchi camion. Esatto. E andare in pizzeria per avere i soldi per l'autostrada. Questa è la passione, sono solo i cocenti. Quindi quando poi criticate una foto, non esatto, mi piace, o un filmato, non mi piace, doveva essere più così, doveva essere esatto, più cosà. Sappiatelo. Voi non sentite gli odori quando siete davanti al computer, non sentite il caldo o il freddo, esatto, non c'è nessun cane che vi è corso dietro, nessun guardiano che vi ha sgridato, le api, le zanzare, esatto, e soprattutto i guardiani, i custodi dei piazzali che vengono sempre a rompere in qualche maniera. Vengo bene Filippo? Sì, sei bellissimo. Io gliel'avevo detto di non avvicinarsi troppo alla guardiola per l'esperienza. Però hai visto, convinto la signora. Sì, la lo passione, so, però è meglio evitare. Hai visto la signora, la guardiana adesso vuole capire cos'è il turbo star. Adesso così abbiamo insegnato cos'è il turbo star. Pazzesco, la signora non sa cos'è il turbo star. Naturalmente Marvin il più delle volte non agisce da solo, ma ha dei complici. Dei complici nelle sue malefatte. Uno di questi è Filippo. Siamo qui anche grande appassionato di camion e di mezzi d'opera. Mezzi d'opera. Grande conoscitore di Caterpillar. Beh, Alice Chalmers, Rusto Bucirus. No, dai, eccetera. Non gonfiare troppo. Allora, non gonfiare Marvin. Troppo. Cosa siamo venuti a fare oggi qui? Ma noi siamo venuti qua a Minervio per la raccolta delle bietole, siamo qua davanti a uno zuccherificio, vengono consegnate le bietole in questo periodo, per cui siamo venuti qua perché c'è un bel giro di camion, nostalgici. Benissimo, allora ne abbiamo uno che arriva da Trento. Da Trento, uno da Bassano. Uno da Bassano del Grappa e uno da Asti. Per fotografare e filmare dei Turbostar, che poi metteremo su Facebook. Bravissimo. O su YouTube. Bravissimo. Perché abbiamo anche i filmati. E voi metterete mi scorta piace. Scorta per l'inverno, ricordatevi. Metterete mi piace, ma quello lì doveva avere i Trilex, sì, invece non li ha. E quello lì c'ha lo specchietto. Quello fuma troppo. Ma che guarda che brutto quel camion. E vabbè, comunque è meglio che vi mettiate bene in testa. Il Marvin è uno di quelli che i camion li va a cercare. Bravissimo. Va bene. Non aspetta. E lo dice Pasquale, che ha girato il mondo. Ecco, Pasquale è una degli altri scoppiati che i camion li va a cercare. Beh, Pasquale è il nostro maestro, adesso lascia l'intervista è a Marvin, Pasquale non c'entra niente, è solo l'intervistatore. Bravissimo. Va bene. Quindi lode a Marvin e lode a Filippo, a Pasquale, anche Pasquale, una carrellata su Filippo. Lode a Pasquale e a tutti quelli che vanno alla ricerca, che spendono il loro tempo per far godere gli altri. Benissimo, questo è un appello che dovete recepire e quindi quando cliccate pensateci due volte prima di cliccare. Ragazzi, saluti a tutti e soprattutto tante volte scrivete anche tante cazzate prima. Pensateci due volte. Esatto, va bene. Esatto. Saluti. Saluti. E lei. Ciao.
spettacolo.